Tommy, dovresti fare un nuovo video, sai com'è? I tuoi fans lo stanno aspettando e tu li deludi sempre. Oggi è domenica, dovevi registrare questo video tipo 2 settimane fa e devi ancora iniziare a studiare. Domani ti interrogheranno tipo su tutto. Come pensi di fare? Allora, tutti gli scritti che ho sono falsi, la mia vita fa schifo, stasera copierò tutti i compiti e soprattutto tu non esisti. Cosa? Ho scritto io questo video, potrei farti dire tutto quello che voglio. Ma che stai dicendo? Solo perché a volte cago in giardino, mi rotolo nel fango e fingo di essere il mio cane. Merda. Ciao, io sono Tommy e questo è Umorismo Kiwi. Una sola parola: pigrizia. E solo a nominarla mi viene sonno. Sono sempre stato un ragazzo pieno di voglia di fare. E onestamente la voglia c'è ancora. È il fare che spesso mi dà problemi. Sapete che c'è? C'è che la pigrizia è a tutti gli effetti la mia peggior nemica. Più cose ho da fare, più penso al fatto che dovrei farle. E ovviamente meno le faccio. È un po' come se prima di entrare al cinema mi fermassi davanti alla sala e iniziare ad immaginare come potrebbe essere il film, invece che entrare e guardarlo. Per farvi capire meglio, prendiamo come esempio la domenica. Mi sveglio, guardo l'ora e sono le 8. Dico, ok dai, ancora 5 minuti. Chiudo gli occhi un attimo, li riapro subito ed è mezzogiorno. Entro in uno stato di trance confusionario mentre cerco di decidere se devo fare colazione o pranzare. Mangio ovviamente tantissimo e all'improvviso mi viene in mente che dovrei studiare. Alle 15 guardo un video su YouTube che dura 10 minuti e dopo 10 minuti sono le 7 di sera. Ora, se il tempo smettesse di accelerare e rallentare come gli viene bene a lui e si adattasse un minimo alle nostre esigenze, io penso che vivremmo tutti in un mondo migliore, no? Eppure non possiamo farci niente. Ma esiste una regola importantissima per riuscire a battere in tempo il tempo: mai addormentarsi di pomeriggio. Oh, ok, adesso posso riposarmi 10 minuti, così poi fino alle 16:30 faccio i compiti e alle 17 vado in palestra. Ah. 2000 years later. Ciao Tommy, io sono Tommy, il tuo clone numero 15, e lui è Tommy, il tuo clone numero 19. Hai dormito per 17 anni, 21 giorni, 13 minuti e 5 ore. Benvenuto nel 2035. Ok, soffermiamoci un attimo su questo: il sonno. Com'è possibile che io abbia sempre solo sonno quando sono a scuola? E mai, dico mai, di notte? Oggi vado a dormire alle 10, così finalmente domani mi sveglio pieno di energie per una volta. Oh. Ah. A few moments later. Per preparare delle squisite lenticchie super leggere sono necessari un cucchiaino. Commentate qua sotto scrivendo qual è il vostro più grande difetto. Se invece anche il tuo peggior difetto è la pigrizia, condividi questo video. Vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanella bella. E niente, lasciate un mi piace, il video è finito, andate in pace. And the trumpets, there you go.